questa è l'antenna mini whip e io già qua vedo un cavolfiore di nastro isolante. Ha smesso di funzionare qualche giorno fa. Dobbiamo indagare il motivo. Secondo me è entrata acqua. Ok, io già vedo cos'è il danno, perché c'è acqua nel BNC e quindi da qua sotto questo coso si è riempito di acqua. Bene, sono curioso di vedere. Perché metto le mani su questa antenna? Primo, perché ha smesso di funzionare. Secondo, perché riguarda il setup del mio ricevitore web SDR, di cui in tanti mi hanno chiesto: perché non fai un video su come fai a ricevere le onde corte col coso SDR e con le cose? E quindi ho deciso di fare questa cosa. Qui abbiamo la radio giapponese, radio nazionale giapponese, come al solito. E però per fare questo devo sistemare l'antenna ricezione, antenna ricezione. Insomma, ha smesso di funzionare. Adesso vediamo perché. Io penso che sia entrata acqua dentro, perché in questi giorni ha piovuto in un modo pazzesco. E vedremo un po'. Penso che sia entrata acqua, perché questo è un troiaio di nastro adesivo. Perché forse quando ho montato l'antenna avevo solo questo. Comunque qua si vede. E secondo me... sì, avevo fretta di montarla. Mi sono sempre detto: ok, poi la sistemo meglio. E come ben sappiamo, quando uno dice a se stesso: intanto la monto così e poi la sistemo meglio, non si sistema un cazzo, rimane così per sempre. E il risultato è che le cose poi si sfasciano. Ora io spero che sia recuperabile. Va bene, prendiamo un coltello e tagliamo e vediamo se riusciamo a farci del male. Ah, ma non c'è solo il nastro adesivo, c'era anche il nastro gommato autoagglomerante, quindi perché è entrata acqua? C'era anche della colla. Quindi questo coso è isolato bene. Non può essere entrata dell'acqua. Non è umanamente possibile che sia entrata dell'acqua. Nel barilotto dell'antenna che si chiama Mini Whip e di cui pubblicherò i dettagli. È anche siliconata, però si apre. Vediamo, noi adesso apriamo il tappo. Vedete il silicone? Ecco fatto. E c'è della spugna. Ed è perfettamente asciutta. Quindi bravo me stesso. Bravo. Questa antenna non ha preso acqua. Interessante. Però il connettore qui dentro era bagnato. A meno che quello che sembrava acqua non fosse WD-40 messo in anticipo. Comunque io adesso tolgo anche questa ed ecco qua il circuito. Vediamo. Ah, sembra che ci siano, sembrano tracce di umidità. Guardate, c'è dell'umidità. Sì, è umidità, è acqua, però è una condensa, non è... Da dove è entrata questa condensa? Secondo me da qui. Perché io qua... Ecco, vedete? Vedete il problema? La colla a caldo, maledetta, ha ceduto nel tempo. Bene, abbiamo capito il problema. Ha ceduto la colla a caldo sulla base. Essendo sulla base, secondo me, non ha creato troppi problemi. Sì, si è completamente seccata. Ah, ecco la l'antenna. Ed ecco tracce di schifo sulla componentistica.
che spero non sia distrutta. Ok, quindi qua c'è una guarnizione di gomma che evidentemente non è servita una beata mazza, perché qua è tutto bagnato e umido. Anche se sembra WD-40, ma queste sono decisamente gocce di acqua. Questa è acqua. Ok. Eh sì, il problema secondo me giace qui. Si è ossidato il collegamento con l'antenna. Va bene, va bene, molto bene. Si può sistemare, sì, lo possiamo sistemare. Vediamo se riesco con questo meraviglioso attrezzo a svitare questo connettore. Sì, lui si svita, ma ovviamente il contatto, come dicevo, è totalmente rotto. Eppure lui è ben collegato. Lui è saldato. Quindi dov'è questo falso contatto? Non capisco. Dobbiamo per forza dissaldare comunque. Ok. Abbiamo estratto il circuito. E non è messo male. C'è dell'ossido su questo transistor? No, è solo sporcizia. Poi c'è dello schifo. Ah, questo non è schifo. Questo è silicone. È questo connettore che fa veramente schifo. Ed è ossidato, quindi probabilmente è lui il problema. Maledetto. Maledetto. Ok. È uscito. Vede lo schifo? C'è ossido. Va bene, quindi l'umidità è risalita dal connettore in basso e fortunatamente sembra non avere danneggiato l'antenna. Il problema che mi dava era una serie di rumori gracchianti. Abbiamo recuperato il contenitore, va bene, dai, questo qua può tornare dove era. Strano che questa guarnizione, che comunque questa guarnizione fitta molto bene, quindi dalla guarnizione l'acqua non è passata, è passata da qui, quindi è passata dal cazzo di connettore. Circuito fatto a mano, antenna acquistata su eBay anni fa, ha funzionato e funziona molto bene. Questo è flussante. È un'ottima antenna. Va bene, qua c'è della colla a caldo. Sinceramente non so perché, ma io non toccherei. Questa è la famosa Mini Whip, progetto PA0RDT, Papa Alfa 0 Romeo Delta Tango. Ed è un'ottima antenna ricevente per le HF, per le alte frequenze, da 0 a 30 MHz. Rifacciamo un attimo queste saldature, così. Va bene, qua poi mettiamo dello stagno nuovo e facciamo i collegamenti in modo differente. Perché allora questo è il meno. Vediamo se riusciamo a rimetterla insieme in qualche modo. Gomma di camera d'aria di bicicletta, motorino, fustellatrice arrugginita, rigorosamente arrugginita. Pratico dei fori. Vediamo se riesco. Se riesco a creare un paio di guarnizioni che poi affogherò
con collanti di ogni tipo, tipo una qua sotto. Il buco è volutamente più piccolo. Questa sembra perfetta, perché io poi quando ficco la gomma sta lì e in effetti stringe molto bene. Ottimo. E poi l'altra la metterò da questo lato, poi stringerò tutto con una violenza inaudita, con una violenza inaudita, perché solo la violenza in questi casi può assicurare il corretto funzionamento di queste apparecchiature, la violenza. E quindi adesso non voglio perdere questa oggettistica e la metto qua. E sono costretto a fermarmi perché sono privo di silicone, quindi andrò a procedere all'acquisto del silicone. Ma vaffan... Ma voi vi chiederete, ma com'è che sta funzionando allora se l'antenna è guasta? Perché io ho un'altra antenna. Allora, le mie antenne arrivano da lì, dal tetto, da sopra, e puntano qua. Sono due. Ora, l'antenna che sto usando adesso è questa, ed è una cosiddetta canna da pesca, che non è in realtà una canna da pesca, è semplicemente un pezzo di filo montato su una canna da pesca collegata con un... con quello che in gergo si chiama un balloon, che è un'unità di bilanciamento che serve ad adattare l'impedenza delle antenne agli apparecchi che dovete usare. Mentre l'antenna che sto riparando dovrebbe arrivare qui, più o meno, perché va alimentata, ha un circuitino di alimentazione e quindi va alimentata. Quindi l'antenna entrerebbe qui, infatti è collegata qui. Questo è un filtro che riduce le interferenze del radio FM commerciali e quindi io non vedo disturbi da parte delle radio commerciali attraverso questo filtro, grazie a lui. È un filtro che fa passare solo i segnali che vanno da 0 a 30 MHz circa. Quindi da qua, questo è l'alimentatore che alimenta l'antenna, ma fa passare solo il segnale poi io lo ficco qui, in questo meraviglioso oggetto che si chiama Noelec Hemitap. Hemitap fa una cosa, mi prende il segnale da 0 a 30 MHz e me lo alza di circa, gli aggiunge 125 MHz, così io per sintonizzarmi su 1 MHz mi devo in realtà sintonizzare su 126 MHz. Questa cosa è automatica perché si può regolare nel software di cui parlerò. Perché? Perché queste chiavette SDR ricevono normalmente dai 35-40 MHz in su, quindi non puoi ascoltare le onde corte. Per ascoltare le onde corte devi fare qualcosa per ascoltare le onde corte, ed ecco che lui fa il lavoro. Siccome io posso sintonizzarmi sopra i 30 MHz ma non sotto, e quindi non le posso ascoltare, allora io uso lui che mi prende il segnale ad esempio di 15 MHz e me lo alza di 125 MHz e fanno circa 142 e rotti, quindi 15,290 ho qui, lui me lo alza di 125 MHz e quindi va a 140-290. Infatti io qua ho la frequenza hardware settata a 140-290. Questo è un settaggio del software che si chiama GQRX e di cui magari vedremo poi i dettagli. E quindi grazie a questo trucco posso ascoltare le maledette onde corte sintonizzandomi su una banda che è quella dei 140 MHz, che è locale, è libera e insomma va direttamente poi all'interno della chiavetta che decodifica e via. Quindi non è una trasmissione ma è un convertimento. Lui è alimentato via USB dal computer. E che dire, e questo è il setup. Poi scendiamo nei dettagli, adesso pensiamo a riparare l'antenna. Mi è stato consigliato questo e quindi ho deciso che userò questo.
E non sono sicuro di mettere la gomma, perché la gomma comunque mi... cioè, è un'aggiunta, una cosa in più. Io vorrei un collegamento solido e quindi credo che non metterò la gomma e incollerò questo così. E poi ci metterò questo, metto questo, poi metto questo, poi giro, metto questo e metto tutti questi. E penso che sia la cosa giusta. E quindi farò così. Mi è stato consigliato questo prodotto perché... perché sì, perché funziona bene, perché non è un classico silicone acetico, è una roba polimerica, ha i polimeri e dura un sacco di tempo e viene usato per le parti esterne, quindi resiste agli agenti atmosferici e quindi adesso noi lo proveremo immediatamente. Innanzitutto vediamo il profumo di questo oggetto che è durissimo. Non sa di niente, interessante. Bene, posizioniamo una generosa quantità di prodotto. È praticamente inodore, quindi noi adesso ecco, ora con il dito bagnato noi premiamo. Il dito bagnato non serve perché questo coso aderisce anche sulle superfici bagnate e dicono anche sott'acqua. Quindi in questo momento io sto spalmando. Ecco fatto. Qua si è creato uno schifo, ma la cosa non mi preoccupa perché io adesso farò così. Metterò la rondella, poi metterò il contatto della massa creando in me lo schifo e poi metterò questo e ora cercherò di stringere, il che non è facile. Adesso stringo con violenza inaudita con l'ausilio di strumenti impropri e ora con una pinza dal dubbio valore procederò a stringere il connettore. Me lo metto nella mano come se fosse dentifricio. Va bene, ho sporcato anche la connessione elettrica che dovrò realizzare quanto riguarda la massa, ma ho deciso che me ne sbatterò il cazzo e anche le palle. Questo lo rifiliamo. Beh, mi sembra di aver fatto un buon lavoro. Dunque, applicare. Le parti incollate possono essere manipolate dopo circa 30 minuti. Fissaggio definitivo dopo circa 4 ore, il tempo può variare, condizioni ambientali e superficie, va bene, quindi adesso io saldo, me ne sbatto e saldo. Vediamo se riesco a fare una saldatura decente qua dentro. Nel frattempo ho rifatto le saldature sulla parte del circuito e adesso volevo dargli una mezza pulita sempre con lo straccio sporco di feci. E un po' di acetone perché non ho l'alcol isopropilico e quindi userò l'acetone. Ora, una parte di me vorrebbe dare del protettivo trasparente su questo circuito per proteggerlo un po'. E se trovo la vernice è esattamente quello che farò. Va bene, sto lucidando uno stronzo, come si dice in inglese. I'm polishing a turd. E quindi eviterò
e smetterò di fare questa cosa. E mentre la scheda asciuga in qualche modo, verniciata trasparente davanti all'aria calda, che magari è forse un po' troppa, parliamo un po' del discorso software qui. Come dicevo, quello che io uso si chiama GQRX ed è sotto Linux, si setta, si chiama GQRX, abbiamo detto, allora ve lo faccio vedere, GQRX, eccolo qui. Si setta da qua, si sceglie il tipo di device, che in questo caso è RTL 2832 eccetera. Adesso io non rifarò la configurazione perché è un macello. Studiate, cercate, questo non c'entra niente, input rate non so cosa sia, decimation io ce l'ho settato a, adesso non mi ricordo. Ci sono un sacco di opzioni, ecco. C'è questo che è il settaggio dei 140 MHz che vi dicevo. Vediamo se lo chiudo e lo riapro. Che cosa mi dice? Ecco, se voi lo lanciate. Oh cazzo, perché non parte più? Si è perso la configurazione. Molto bene, allora facciamola da zero. Ecco qua, Realtek, RTL uguale 0, speriamo che sia questa. Ecco, l'LBN ha meno 125 e questo 003 l'ho regolato io per precisione. Perfetto, decimation metto 16 perché mi stringe la banda, non so spiegarvelo diversamente. E lui è partito, sono sui 15.3, vado in play e abbiamo le nostre stazioni. Vediamo se c'è qualche altra stazione nelle vicinanze. Ecco qua, c'è una stazione. Ecco qua. Arriva una merda. Vediamo qui. No, dobbiamo scendere. Quando mi serve una stazione radio non la trovo mai. Ecco qua. Qui abbiamo una stazione che c'ha della musica sotto. Poi input control, ecco, l'LNA gain è troppo alto, va messo all'incirca a 22. Io lo metto a 22 all'incirca, perché sennò ho troppo rumore. Come vedete adesso il rumore si è abbassato. Qui ho la stazione bella pulita e la tolgo dal cazzo perché c'è la musica. E quindi insomma questo è il software, che non è niente male. Per il resto che dire, ho anche un altro setup che riguarda questo Raspberry qua. Questo Raspberry prende l'audio che esce da questa radio e lo stream, fa lo streaming 24 ore su 24. Voi vi direte, ma perché? Ma non lo so, mi piace quest'idea che io ritrasmetto su internet le radio ad onde corte che sto ascoltando. E quindi se voi andate sul sito radio.dine.org, che è il nostro sito di streaming personale, che ospita anche un sacco di radio a livello internazionale, se questo computer si degnasse di aprire una pagina in tempo ragionevole, radio.dine.org, eccolo qua. Noi qua abbiamo diverse radio in streaming. C'è questa, c'è questa, c'è questa qua, c'è quest'altra, c'è Onda Rossa, c'è uno streaming di audio, c'è Radio Cybernet. Ed ecco qua, Shortwave, c'è anche Radio Antidoto da trasformatorio, a volte trasmette qui, molto spesso, anzi Shortwave è esattamente quello che noi stiamo sentendo. E infatti adesso sto mandando in loop l'audio che andrà in streaming, che verrà riascoltato, che andrà in loop, eccetera, 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 quindi è meglio se lo stacco. E questo è quanto, questo è il mio setup. E adesso andiamo a ridere perché le bestemmie pioveranno, perché per saldare questo coso lì dentro sarà veramente un delirio atroce. E invece l'ho fatto al volo. E ora mi resta solo da saldare quello là. Quello là che però devo piegare in modo che ci arrivi. E quindi devo generare del fastidio.
perché devo allargarlo con una violenza inaudita. Non male, però voglio mettere un altro po' di stagno per formare una gigantesca palla orrenda. L'orrenda palla di stagno. E ora questo si può leggermente raddrizzare e devo dire che sta dritto. Bene, bene, mi piace. La connessione qua è ottima, l'antenna è protetta dalla verniciatura impermeabile. Mi piace. Speriamo che tutto questo basti. Io vorrei mettere un blobbone lì, quasi quasi glielo metto, quasi quasi gliene metto un pochetto, giusto per, vediamo, glielo metto col taglierino come fosse un dentifricio. Blobbone merdoso. Va bene, a questo punto io glielo ficco con la spugna. Wow, però qua io adesso lo stuprerò con questo. E ora devo chiuderlo. Bene, con violenza. Più che ottimo. Ottimone. Un ultimo pezzetto di spugna qui, giusto per stare sicuri. E mettiamo il fottuto tappo, però io prima sinceramente proverei l'antenna a vedere se si accende e che cosa fa qua dentro. Devo fare un troiaio di adattatori. E ora devo accendere l'alimentatore di questo stronzo per vedere se funziona. E dove lo accendo che non ho più prese libere? Allora, lo accendo qua. Oh. Ho acceso e non funziona assolutamente niente. Probabilmente perché questi cosi hanno una connessione veramente del cazzo. Vediamo se io stacco. Beh, sì. Oddio. Insomma, non sappiamo ancora se questa cosa funziona oppure no. Dovremmo metterla sul tetto. Quindi adesso la chiudo e vaffanculo. Io lo immaginavo ed è successo. Si è aperto da solo. Perché? Perché quando lo si chiude sigillandolo, si comprime l'aria all'interno. Poi fa freddo e quindi l'aria rimane compressa. Quando fa caldo, pop, si apre, perché l'aria fa pressione dall'interno verso l'esterno. Ora io farò l'esatto contrario. E quindi sto scaldando il contenitore e sto scaldando la scheda, perché poi li chiuderò insieme e li farò raffreddare in modo che rimarrà chiuso e quando andrà al sole scalderà, ma non scalderà mai alla temperatura che esce da questa incredibile stufa che sto usando e di cui troverete i link in descrizione. E così ho fatto, l'ho riscaldato, l'ho chiuso e poi l'ho raffreddato e questa parte si è ritirata, si è praticamente richiusa su se stessa e perfetto, ora è sigillato ermeticamente. Adesso procederò ad applicare il nastro autoagglomerante, che è questa meraviglia qua, e vi farò vedere come si usa. Questo nastro è spettacolare perché permette di fare riparazioni, io lo tengo sempre in auto, permette anche di riparare e sigillare i tubi. Praticamente è una gomma che si rompe tirandola, poi va separata dalla sua plastica, poi va tirata, bisogna tirarla per, diciamo così, in un certo senso attivarla, bisogna allungarla. E questa gomma autoaderisce a se stessa e poi si autovulcanizza, si agglomera e diventa un pezzo di gomma gommoso
che tiene benissimo anche agli agenti atmosferici. Quindi adesso io lo piazzerò qua come prima parte. Bisogna metterlo sempre un po' tirato, bisogna sempre stirarlo. E questa è una gomma che sigilla molto bene. Ora io andrò sopra qui, vedete, sopra, in modo che tirando vado a richiudere questa parte. E poi dovrò inventarmi un modo per fare così, per fare così. Poi questa gomma appiccica a se stessa. Basta premere e rimane appiccicata. Ora me ne serve un altro po' perché devo chiudere questa parte. Come vedete sto creando un... Va bene, ho creato uno stronzone con cui adesso vado a chiudere qua. Questa parte in teoria si salda. Si salda su se stessa e diventa impermeabile. Adesso gli mettiamo un ultimo giro e la parte superiore l'abbiamo completata. E state sicuri che questa parte sarà... perfettamente protetta e sigillata. Schiacciare per bene in modo da fare aderire la gomma a se stessa, la quale poi si vulcanizza e diventa uno stronzo unico gommoso assolutamente super sigillato, speriamo, perché se no io mando tutto a fanculo. Ma se non è entrata acqua l'altra volta, io penso che non ne entrerà nemmeno adesso. Perché come dice il proverbio, meglio abbondare che essere deficienti. E quindi io per non essere deficiente io farò così. Ecco. Farò dei pezzetti. Che poi andrò a chiudere. Ho fatto questo troiaio in croce. E ora lo chiudo. E che questo non basterà, questo stronzone non basta, quindi me ne serve un altro po'. Gomma autoagglomerante, autovulcanizzante, autovaffanculante, molto molto bella. Ora salgo un po', faccio il cordolo qui, e poi scendo di nuovo e blocco tutto. E questo è diventato un super stronzone antiacqua. Nel fare ciò è importantissimo sporcarsi i vestiti in modo assolutamente indelebile, perché il silicone non si toglierà mai più dai vostri vestiti. Così potrete andare in giro come deficienti con i vestiti ridotti a uno schifo, semplicemente perché avete fatto dei lavori del cazzo. Antenna pronta. Direi di andarla immediatamente a montare sul tetto e dimenticarcela per sempre. Antenna montata, fascette messa leggermente più in alto. Andiamo a vedere se funziona. Ho anche nastrato con l'autoagglomerante la connessione, che voi forse non potete vedere, del connettore di discesa. Ma io sono sicuro che non funziona e che abbiamo fatto tutto questo lavoro per niente. Ok, alimento l'antenna.
e non c'è assolutamente niente. Quindi l'antenna è fottuta, abbiamo fatto tutto per niente. Non si riceve assolutamente un cazzo di niente. Niente, zero totale. L'antenna è fottuta. Abbiamo fatto un lavoro assolutamente per niente. Questa antenna è morta e noi l'abbiamo rimontata assolutamente per nessun motivo. Però qua sta prendendo, ehi. Compariamo con l'altra. Ok, adesso gli collego la canna da pesca, che non è una canna da pesca. Se entrasse il connettore, puttana! E come vedete, la canna da pesca funziona decisamente meglio. Ho segnali molto più forti. Ho rifatto il cavo. Il cavo era in corto. Vediamo che cazzo succede. Allora, spegniamo e riaccendiamo, perché sto programma è un troiaio. Questo è col nostro ricevitore sul tetto. Vediamo con la canna da pesca. Canna da pesca decisamente migliore. Quindi l'antenna è morta. Vaffanculo. E quindi che cosa abbiamo imparato da questo inutile video, in cui non ho concluso praticamente un cazzo, se non perdere tempo, sprecare del nastro autoagglomerante e sprecare del silicone sigillante speciale e perdere tempo, perdere solamente del tempo. Abbiamo capito che le cose bisognerebbe testarle meglio prima di pensare che siano funzionanti. Ora, sicuramente all'interno di quella troiata che ho sul tetto si sarà certamente bruciato uno di questi due. Io ho deciso che per il momento me ne sbatterò e non la userò, e vaffanculo, perché mi sono già rotto il cosiddetto e le cosiddette, e quindi mi mangerò un panino, berrò Coca-Cola e rutterò fortissimo. Come immaginavo, questa merda non funziona, quindi l'ho smontato, si è spaccato tutto perché il mastice che ho usato si è indurito, e questa merda non funziona. Fortunatamente ho un ricambio e quindi montiamo questa. E quindi ho preso un nuovo tubo, un po' più grande, un po' più lungo. Ora farò un buco, monterò l'antenna dentro, gli rimetterò il suo tappo, che fortunatamente è sano, e vaffanculo. Ovviamente va allargato. E userò una punta da muro inappropriata. Siccome non avevo la vite per fissare il connettore, ho creato questa palla mostruosa di sigillante e ho fissato la scheda. Ora procederò a chiuderla, però non come la scorsa volta,
metterò solamente un filo di mastice attorno in modo da poterla riaprire, perché quella di prima che avete visto l'ho dovuta squartare e si è fatta a pezzi. Poi qui metterò il tappo e poi procederemo all'installazione. Adesso provo a chiudere il tutto per bene. Ecco, questo adesso si chiude bene. C'è la sua guarnizione con una leggera untura, un leggerissimo unto di olio motore, ma proprio leggerissimo, per poterla chiudere senza bestemmiare. Ora qua gli metto un filo di questa roba qua e chiudo. Dopodiché metterò il tappo. Un filo di questa merda che non si è messa neanche per il cazzo, perché bisogna schiacciare con una violenza inaudita. Ecco, così, con odio, schiacciare con odio, bisogna odiare il creato. Ecco, ora ci siamo. E dopodiché chiudere, così, ecco fatto. Una parte di me vorrebbe rifilarlo con il dito, che dite, lo rifilo con il dito? Ma sì, rifiliamolo con il dito, facciamo così, ecco. Ecco, vedete quanto prodotto sprecato, quanto spreco. E ora, siccome la voglio tappare, lo devo scaldare e poi devo mettere questo, in modo che si crei poi una differenza di temperatura che me lo tenga sigillato. Quindi ora lo scalderò a bestia e lo chiuderò. Eccola sistemata. Fa schifo, ma adesso metto il nastro gommato, anche se probabilmente non serve. Dopodiché domani la vado a montare sul tetto. Alla fine eccola qui, montata alla perfezione, senza neanche tagliare le fascette, vaffanculo. Adesso vediamo se e come funziona. Rispetto alla canna da pesca, che è questa, che è semplicemente un filo. Questo è il ponte radio wifi e questa è la WD330S. Che è l'antenna trasmittente, diciamo così, ma a noi interessa questa. Allora, scollego qua, osservare qui c'è il nulla, staccata, e colleghiamo l'antenna e vediamo che cazzo cambia. Cambia un cazzo. E se spengo? Se spengo non cambia niente. Io mi chiedo, ma funziona? Ma c'è qualcosa che non va? Non comprendo. C'è un falso contatto nei cavi. Maledetti cavi. Perché? Perché io... Il problema che ho adesso e che non riesco a risolvere è che l'antenna sembra in corto. Vediamo. Maledetto il... E io qua vedo... R11, una bobina con un condensatore a massa, FET R11 è da 50 ohm. Io dovrei vedere almeno una cinquantina di ohm tra lì e massa.
Di sicuro non devo vedere un corto, anche se qui c'è un condensatore, qui c'è una bobina, però a massa ci va attraverso il condensatore. Eh già, quindi il cavo è in corto da qualche parte. Ma porcaccio, innumerevoli bestemmie dopo ho rismontato l'antenna. Qua non c'è nessun corto, ma qua sì. E sotto il cavo è scollegato, quindi questo connettore è un porco. Essendo con una mano non ho potuto farvi vedere l'orrendo montaggio di questo connettore del cazzo. Comunque l'ho misurato e non è più in corto. E quindi adesso procedo a blobbarlo col nastro autoagglomerante, dopodiché lo monto e vaffanculo. Finalmente. E ora vediamo se funziona. Ah, ora sì che ci siamo. Forse. Vediamo se spengo l'alimentazione. Ok. Ora sì. Bene, funziona. Vaffanculo. Tutto questo per un connettore. Alla fine forse l'antenna era pure funzionante. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. E questo è il connettore che era difettoso. Questo qui. Il connettore difettoso. Il connettore difettoso. Bello questo connettore, molto bello, eh? Bellissimo questo connettore. Che bel connettore. Ecco qua, il connettore difettoso. 2 settimane.